Un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in questo in questa appendice di focus, focus speciale elezioni, come ha anticipato il nostro direttore Luigi Bacciali. In questo cambio di eh, testimone noi vi accompagneremo eh, nel corso di questa giornata fino a sera per eh, informarvi e darvi eh, tutte le ultime notizie sull'ultimo eh, atto di questa tornata elettorale. Oggi è giornata dei ballottaggi, di eh, spoglio di quello che sarà Insomma, l'ultimo impegno di queste elezioni amministrative, seguiremo da vicino con particolare attenzione chiaramente le sorti di Bassano del Grappa, impegnata come sapete nel ballottaggio fra il candidato Roberto Campagnolo e lo sfidante Nicola Finco, quindi fra eh, centrosinistra e centrodestra. Ma ci sono altri comuni vicentini eh, che oggi eleggeranno eh, il proprio sindaco o la propria sindaca. Parliamo di Schio, Valdagno e Montecchio Maggiore. Eh, nel corso di questa nostra lunga maratona elettorale vi eh, informeremo, vi terremo aggiornati su tutto eh, quello che succede. In compagnia di tantissimi ospiti e dei nostri immancabili collegamenti eh, con i nostri giornalisti sul posto, perché avremo, in nostri inviati eh, ai seggi avremo eh, chiaramente una finestra sempre aperta con eh, la sede elettorale di Roberto Campagnolo e quella di Nicola Finco insomma tantissimo da dire tantissimo da scoprire insieme perché insomma restando eh, sintonizzati con noi eh, vi comunicheremo in diretta chi sarà il prossimo sindaco di Bassano noi tra poco saremo eh, già in grado di fare una Prima panoramica con Monica Smiderle che è eh, al seggio della scuola media Bellavitis proprio per parlare di affluenza e di come stanno andando le cose. Eh, prima però eh, presentiamo l'ospite che eh, ci farà compagnia in questa prima parte della nostra maratona elettorale, Annalisa Rampin, sindaca di Pieve del Grappa. Grazie sindaca per essere qui. Grazie a voi per l'invito. Eh, buon lavoro direi. Tante le cose da dire, dobbiamo approfondire il discorso sacrari e parlare di territorio con eh, la sindaca Annalisa Rampin. Eh, dunque, prima di eh, collegarci con Monica Smiderle, eh, un breve eh, riepilogo di eh, quelli che sono... I candidati impegnati al ballottaggio di Bassano, abbiamo già detto, Roberto Campagnolo e Nicola Finco, a Schio Cristiano Eberle e Cristina Marigo, a Valdagno Alessandro Burtini contro Maurizio Zordan e a Montecchio Maggiore Milena Cecchetto e Silvio Parise. Dalla regia mi comunicano che è pronta Monica Smiderle, Monica Smiderle che come vi dicevo è. Eh, davanti al seggio della scuola media Bellavitis. Monica, buongiorno, raccontaci come stanno andando le cose a pochi minuti oramai dalla chiusura dei seggi. Sì, buongiorno a te Alex, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono davvero le ultime ore di apertura delle urne a Bassano del Grappa per questo ballottaggio che vede eh, la sfida tra eh, Roberto Campagnolo e Nicola Finco. Lo ricordiamo Roberto Campagnolo, candidato del centro-sinistra che è sostenuto da PD, Bassano per Tutte, Europa Verde, Bassano Passione Comune, Movimento 5 Stelle e poi entrati dopo il primo turno con gli apparentamenti la lista civica dei giovani, cosiddetta dei giovani è il momento e azione Nicola Finco invece il candidato del centro destra che è sostenuto da Lega, da Forza Italia da DC, dalla lista civica Finco, Fratelli d'Italia, impegno per Bassano Fratelli d'Italia e impegno per Bassano entrati a sostegno di Nicola Finco dopo gli apparentamenti quindi nel, nelle ultime due settimane dopo la chiusura del eh, primo turno di voto. Ricordiamo il dato relativo all'affluenza proprio del primo turno un eh, 55,75%, sottolineando però che si votava sia per le amministrative e anche per le europee. Partiamo dal dato, dal 55,75%, per vedere insieme i dati relativi invece all'affluenza al balottaggio. Purtroppo bisogna dire subito che il dato è piuttosto basso. Abbiamo l'ufficiale alle 23 di ieri a Bassano aveva votato il 35,9% degli elettori bassanesi che in termini assoluti sono 38.581. Vediamo i dati ufficiali di ieri alle 19 il 29,63 alle 12 l'11,67. Come c'è Francesco Fabris. Eh, buongiorno e ringrazio eh, che è presidente del seggio numero 34 che è qua alle scuole eh, medie Bellavitis di eh, Bassano. Allora, un dato davvero basso, un'affluenza davvero bassa, no? Noi in questo momento stiamo riscontrando un 37% di affluenza alle urne che è un dato io non ho mai, sono una ventina d'anni più o meno che faccio il presidente di seggio, non ho mai visto un dato così basso, insomma. Vedo che anche le sezioni qui accanto bene o male si assestano sullo stesso numero per cui ipotizzo che a Bassano sia un po' un dato riscontrato in tutte le sezioni. Quindi indicativamente si potrebbe chiudere con un dato intorno al 40% di affluenza anche in base alle indicazioni che arrivano dagli altri seggi, che cosa ci può dire? Credo che sia un dato veridico quello che si assisterà intorno al 40% la... gli elettori che sono venuti a votare e esprimere il voto ed è un dato che un po' mi amareggia se devo dire la verità. Senta, eh, allora nel frattempo vediamo che arriva anche qualche giovane per votare, può passare, non c'è nessun problema, no? È il bello della diretta poi. Voi avete anche i dati aggiornati. Chiedo al collega Renzo Rigone che mi accompagnerà in questo lungo pomeriggio di diretta elettorale di avvicinarsi per far vedere appunto i dati aggiornati. Fabris, abbiamo il dato delle 13:20 con questo 37,4%. Sì. 372 votanti. Su 994 della nostra sezione. Che cosa secondo lei non ha funzionato? Se si può dire, Ma io in silenzio. <ride> ritengo che, beh, non ci sia una disaffezione dei giovani al voto, io ritengo di dare questa spiegazione principale. Lei ha visto pochi, pochi giovani venire a votare? La in nostra voti. è una sezione particolarmente anziana, però in generale ho visto mancare la partecipazione dei ragazzi principalmente, ragazzi e ragazze naturalmente. È una comunità che si deve interrogare su questo dato. Eh, Probabilmente bisogna lavorare un po' più su dei programmi che strizzino l'occhio nel senso positivo della parola anche ai, ai ragazzi e li coinvolgano. Insomma, questo è il dato. Io ringrazio il presidente del seggio 34, grazie, usciamo domanda, così. Grazie, a grazie a lei. Così insomma lasciamo eh, lavorare, lasciamo gli ultimi elettori che si avvicinano alle urne liberi, insomma, tranquilli per il voto. Allora dopo la chiusura eh, delle urne che cosa succederà? Inizierà immediatamente lo spoglio, uno spoglio che sarà insomma, eh, piuttosto veloce, almeno, tradizionalmente abbastanza eh, veloce. Eh, in un paio d'ore eh, potremo avere il nome del, del sindaco di colui che guiderà la città di eh, Bassano del Grappan per i prossimi cinque anni, quindi indicativamente intorno alle 17. Eh, la sala consigliare sarà aperta, eh, è allestita una eh, sala stampa in municipio per poter seguire passo dopo passo l'esito degli scrutini che noi naturalmente vi racconteremo in questo lungo pomeriggio in diretta poi la proclamazione che sarà domani mattina intorno alle nove nell'ufficio centrale elettorale di Via Verci arriverà il magistrato accompagnato da un pubblico ufficiale ci saranno i controlli di rito e insomma se tutto andrà bene i controlli saranno positivi ci sarà la proclamazione ufficiale del sindaco sarà una proclamazione in quel caso a porte chiuse poi il nuovo sindaco eh, si sposterà in sala consigliare per i festeggiamenti per il momento è tutto io restituisco la linea allo studio e noi ringraziamo Monica Smiderle e Renzo Rigon eh, per questo aggiornamento Annalisa Rampin eh, la nostra collega faceva riferimento proprio al tema dell'affluenza affluenza e eh, un calo che si è registrato in tutto il territorio, quindi non solo nel Bassanese. Io chiedo alla regia, eh, se è possibile, di eh, mandare in onda la eh, schermata di Eligendo eh, che racconta un pochino... Eh, quello che Monica Smiderle ci ha anticipato poco fa a telefono. Noi possiamo anche ingrandire i dati e eh, insomma l'affluenza come possiamo vedere eh, dalla tabella in onda eh, a Bassano del Grappa ieri sera era del 35,9% ma sono dati eh, intanto in calo perché nell'ultimo turno eh, delle amministrative eh, si registrava un 48,73% a Bassano. ma Soprattutto è in linea il dato di Bassano, il 35,9% di affluenza, con gli altri comuni impegnati perché Montecchio Maggiore 38,6%, Schio 37,38% e Valdagno leggermente meglio con un eh, 41,19%. Analisa Rampini, come commentiamo eh, questo dato che forse racconta un po' di disaffezione verso la politica o no? Sì, secondo me è un discorso di mh, carenza o quantomeno di distanza delle istituzioni. Nel senso, qui si tratta della reputazione che le istituzioni hanno e di quanto sono credibili, non tanto come politici, perché io individuo l'istituzione eh, proprio nell'ente che viene rappresentato nella fattispecie da una persona, però cambia. Vediamo che anche appunto per le elezioni dei comuni, quando dovrebbe essere la partita che più interessa anche ai cittadini, poter esprimere la preferenza verso persone che si conoscono, che con i quali si condivide appunto il proprio paese, eppure c'è il calo anche lì. Basti pensare anche solo a quanto poco sono partecipati i concorsi pubblici. Un tempo era un vanto lavorare in un comune, lavorare nella provincia, in regione. Oggi invece vediamo veramente un calo nelle iscrizioni di concorsi che vedono pochissimi giovani parteciparvi. Credo sia proprio questo che intendo: il fatto che negli anni si è eh, sminuito il ruolo dell'istituzione, gli si è dato meno valore e lo ha dato anche chi rivestiva in quel momento il ruolo ruolo all'interno dell'istituzione e il fatto che appunto la gente ehm, pensiamo anche alla comunicazione delle istituzioni che dovrebbe essere una comunicazione istituzionale formale certo. che spesso oggi è anacquata dalla propaganda rispetto al politico di turno quindi c'è bisogno di ritornare a quel ruolo eh, super partners che l'istituzione ha e che deve essere riconosciuta oggi i cittadini fanno fatica a distinguere il politico dall'istituzione viene tutto molto anacquato pertanto eh, la gente fa fatica a capire la valenza Dell'istituzione pubblica e la confonde invece con il ruolo di turno della persona o del partito che in quel caso la riveste. Quindi, secondo me, anche su questo, questo c'è da lavorare e nell'agenda di tutti coloro che dovranno amministrare, sicuramente uno dei punti, oltre alla crescita economica, allo sviluppo del territorio, eccetera, dovrà esserci l'impegno per far sì che ci sia da parte dell'istituzione una giusta relazione con il cittadino in modo da informarlo coinvolgerlo e magari anche obbligarlo ad andare a votare mettendo dei vincoli. Questo diventa eh, un argomento sicuramente interessante, noi tra poco ci collegheremo con Montecchio Maggiore per una panoramica su tutti gli altri comuni impegnati al ballottaggio nel Vicentino, però eh, chiudiamo il discorso eh, affluenza e coinvolgimento dei giovani, prima il presidente del seggio ai microfoni di Monica Smider ha detto che eh, si dovrebbe magari creare dei programmi ad hoc per i giovani per coinvolgerli di più, eh, questo vuol dire che la politica... La politica deve cambiare un po' il linguaggio, devi imparare a parlare con tutti e per tutti? Sicuramente, non solo la politica, ma soprattutto le istituzioni, perché poi vediamo molti giovani magari avvicinarsi a dei partiti politici, però pochi accettare di mettere la faccia e candidarsi. Quindi probabilmente c'è la necessità proprio di far capire quanto alta è il valore sia della politica, ma anche soprattutto delle istituzioni. Quindi secondo me sì, è fondamentale trovare una chiave di lettura, un linguaggio e una capacità di comunicazione trasversale. E allora, come promesso, adesso andiamo a eh, Montecchio Maggiore dove vedo collegata la nostra Luisa Bertini insieme ad Andrea Benetti. Luisa, bentrovata perché da te ci aspettiamo una panoramica precisa eh, sia sui dati dell'affluenza dei comuni impegnati nel ballottaggio, sia un pochino, insomma, qualche indiscrezione che aria tira a Montecchio sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, noi siamo qui in realtà da un po' e eh, diciamo le, le operazioni di, di voto, chi, chi si avvicina, chi viene a votare, in realtà è un momento di, di calma, di tranquillità. Fino a mezz'ora fa c'era più eh, via, vai. Eh, procedo dicendoti direttamente i eh, dati dell'affluenza. Eh, allora, Montecchio registra per la terza rilevazione il 38,60% rispetto al eh, primo turno in cui era il 47,97% ovviamente la percentuale è in calo anche se sono dati non esattamente comparabili perché la scorsa tornata elettorale si votava di sabato e di domenica e stavolta si vota invece fino alle eh, ore 15 quindi tutta la giornata di domenica e eh, fino a eh, tra poco eh, procedo con Schio Schio che ieri è partita eh, sottotono perché alle ore 12 aveva un'affluenza al voto del 7,11% ma poi è, è andata crescendo il dato di Schio è al 37,38% eh, rispetto alla prima tornata quindi alla, sempre relativamente alla terza rilevazione anche qua un 10% in meno e, e Valdagno eh, chiudeva ieri al 41,19% mentre al primo turno era alla terza rilevazione al 51,22% quindi in generale il dato è quello di un calo dell'affluenza al voto, ma adesso ne parliamo insieme a Eleonora Rizzo che è presidente di seggio proprio qui nella scuola dove ci troviamo adesso a Montechi Maggiore. Come sta andando in generale? Buon pomeriggio a tutti. Allora l'affluenza purtroppo è ancora bassa perché siamo a un 47%. Attualmente è calma perché è, ci sono pochi votanti, però insomma, eh, speriamo di raggiungere almeno il 50%. Ecco, io mi riaggancerei anche a ehm, prima con il tuo ospite parlavate del modo di eh, attrarre un po' l'attenzione dei giovani, perché in realtà tra le indiscrezioni che circolavano proprio qui tra i seggi a Montecchio è che eh, molti giovani si sono presentati esatto. a dire la verità. Qui è una m, zona centrale perché siamo in pieno centro storico, quindi anziani ma anche molti giovani. Sì, esattamente. La scuola Manzoni, appunto, eh, ci sono quelli che votano nel centro è stata comunque registrata la presenza di molti giovani e anche giovanissimi insomma quindi in realtà Ovviamente la maggior parte dei votanti sono eh, una fascia d'età tra i 60 e i 70 anni. però molti giovani comunque abbiamo riscontrato la presenza. Quindi c'è un po'. Un po' a sorpresa, esattamente. Sì, sì, ci ha fatto molto piacere insomma ricevere questi votanti giovani. E rispetto al primo turno, avete notato non so, una percentuale diversa di giovani piuttosto che anziani? No, in realtà più o meno uguale come nel primo turno di votazioni, insomma. Quindi speriamo che magari in queste poche ore ci aggiungano altri giovani. Insomma. Ecco, quindi abbiamo sentito un po' un dato in controtendenza a Montecchio Maggiore. Per il momento è tutto, noi continuiamo con i nostri giri ovviamente anche negli altri comuni interessati nel Vicentino e per ora restituisco la linea a te. Grazie Luisa, chiaramente ci collegheremo con eh, lei e con Andrea Benetti nel corso di tutta questa giornata. Ve lo ricordo, vi accompagneremo fino a sera in questa lunga maratona elettorale per scoprire chi saranno i vincitori di quest'ultimo atto delle elezioni amministrative e per. Eh, avere ai nostri microfoni proprio la voce di vincitori e di vinti, ma continuiamo eh, a approfittare della gentilezza eh, della sindaca Annalisa Rampin perché eh, Pieve del Grappa vuol dire anche, ma Bunesco vuol dire anche eh, centralità di eh, un territorio che forse è stato valorizzato non tanto quanto meriterebbe. Sì, diciamo che adesso l'essere riserva di biosfera nell'UNESCO è una grande opportunità, certo. non solo per far conoscere e valorizzare il territorio, ma anche per aiutare tutti quei giovani che si stanno già attivando per creare nuove professioni, per appunto eh, tornare a far rivivere quelle malghe o quelle strutture ricettive che il Grappa ha visto negli anni purtroppo eh, abbandonate e che oggi rischiano, anzi, hanno l'opportunità di poter essere riaperte e di poter essere rifrequentate. Il grappa sta tornando al centro dell'attenzione, anche se lo è sempre stato, però oggi non solo per la fase storica, appunto per il sacrario e tutto quello che rappresenta la Grande Guerra, ma anche e soprattutto per la grande biodiversità e per il grande valore che ha un territorio tutto che lo circonda. Noi abbiamo spesso parlato eh, dei sacrari, sacrari come eh, chiaramente. Eh, delle strutture da eh, custodire, da eh, valorizzare sono degli scrigni che custodiscono la memoria del territorio, la memoria di chi si è battuto per il territorio. Ecco eh, da Roma eh, si può ottenere qualcosa di più perché eh, spesso le procedure sono ferraginose, spesso le tempistiche sono lunghe, adesso insomma c'è anche il discorso eh, legato lo spiraglio che si è aperto con l'autonomia diventata legge, insomma nel medio breve periodo eh, si potrà sperare di avere qualcosa in più dal governo. Allora, i sacrari custodiscono i nostri padri, i padri della nostra patria, quindi se non altro per rispetto di coloro che hanno dato la vita e che li sono sepolti, deve esserci la massima attenzione di tutti. Oggi ci troviamo nella situazione in cui il famoso progetto di restauro dell'intero sacrario e il finanziamento appunto adesso collegato eh, veniva gestito dalla struttura di missione per i grandi eventi. È chiaro che in questa fase storica avendo superato il la, il centenario, la missione è concentrata sulle Olimpiadi, perché questo è l'obiettivo e tanti sono gli interventi che dovranno fare. Ehm, mi auguro perché questo era quello appunto su cui stavo lavorando, adesso con la riconferma sicuramente la prossima missione sarà andare a perorare questa causa, che possa procedere tutto quello che era previsto come restauro del sacrario con i 6 milioni previsti, ma che venga magari affidato non più alla struttura di missione, ma possa esserci una struttura. Il Ministero ha anche, delle, mi viene in mente, difesa servizi, ci sono altre strutture che potrebbero affrontare il tema di un lavoro così impegnativo, perché abbiamo visto anche con la demolizione della base NATO, è stato comunque un percorso lungo perché tutto ciò che deve transitare per più ministeri diventa complesso e complicato. Quindi ci auguriamo che si possa individuare soprattutto chi fa cosa, perché oggi secondo me c'è questa falla nel sistema, nel senso che appunto, ripeto, la struttura di missione è sicuramente impegnata su Cortina. 2026 certo. ed è ovvio che non può essere che così, quindi ci auguriamo che presto possano esserci indicazioni su questo e soprattutto che partano i lavori. E questo è un po' l'augurio di tutti, noi tra pochissimo ci collegheremo con Mirko Cavallin da un altro seggio qui a Bassano del Grappa, nel frattempo ringraziamo la sindaca Analisa Rampin per Grazie essere stata nostra ospite, la ritroveremo sicuramente più avanti nel corso dei prossimi giorni quando continueremo a parlare di territorio e di valorizzazione del territorio, ma adesso andiamo da Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko, ti vedo in compagnia di una Presidente di Seggio che conosciamo bene. però. Buongiorno Alex, bentrovati a tutti. Seggio 27, San Michele, frazione di Bassano, la parte tecnica cura di Alberto Pivetta, come lo ci ha fincato, presidente di questa sezione. Allora, partiamo dal 35,9% complessivo di Bassano, ma questa sezione ieri sera quanto aveva in percentuale? Beh, ieri sera la percentuale era già alta perché eravamo verso il 40% e oggi verso mezzogiorno abbiamo sicuramente superato il 50%. Con un'affluenza, direi, costante, non c'è mai stata fila o ressa, però l'interesse dei cittadini a partecipare. Certamente meno della volta scorsa, il ballottaggio è meno sentito ma comunque molto sentito perché eh, chi decideva di venire a votare comunque anche se si è presentato con una tessera elettorale tutta piena e quindi non poteva votare doveva andarla a rinnovare si è preso la briga di andare in via Verci e di rifarla e di tornare a votare convintamente quindi eh, una buona partecipazione che nemmeno noi del seggio ci aspettavamo al primo turno, avevate un altro record, che al primo turno, 8-9 giugno, l'affluenza del comune era del 55-7%, a San Michele invece? A San Michele eravamo verso il 70%, ma io direi che non è soltanto San Michele, bisognerebbe analizzare i dati anche delle altri, degli altri quartieri periferici. Degli altri quartieri periferici penso a Barrovina, a Sant'Eusebio, Marchesane dove c'è più un senso di, di comunità, di appartenenza, ma questa è un'interpretazione che eh, dovrà essere avvalorata eventualmente dai dati che si possono fare solo alla conclusione del voto quindi dopo le 15 e magari preferibilmente dopo le 16, diciamo quando è già chiara la situazione generale. Ecco, manca in effetti poco più di un'ora alla chiusura delle operazioni. Ed effettivamente qui continuano eh, ad arrivare elettori, elettrici. Il, il profilo dell'elettore-età eh, sesso. Allora, noi abbiamo elettori di tutte le età maschi e femmine hanno partecipato in modo equilibrato, in modo omogeneo tutti. Abbiamo visto molti giovani venire a votare anche con entusiasmo, avevano già idee chiare e mh, sapevano quello che, dovevano che volevano votare. Un voto molto veloce direi perché la volta scorsa c'erano due schede, quindi un po' all'interno della cabina elettorale ci si doveva fermare, capire dove si vota per l'Europa e dove per il Comune. Stavolta andavano via tranquilli a colpo sicuro e direttamente per il Comune. Quindi, il tempo che lo scrutatore doveva registrare i documenti, l'elettore era già pronto per il ritiro, quindi un impegno anche notevole per gli scrutatori stessi. Ecco, ricordiamo Alex che l'ultimo ballottaggio di Bassano risale a, a dieci anni fa. L'affluenza al primo turno fu del 67% e l'affluenza al ballottaggio nel 2014 del 52%, eh, con però complessivamente anche. 3.200 abitanti aventi diritto in più perché nel frattempo eh, Lucia la città è cresciuta. La città è cresciuta ma sono cambiati evidentemente i tempi, ci sono state delle crisi, ci sono stati dei grossi cambiamenti e poi dobbiamo fare un paragone anche con quello che succede negli altri comuni del Veneto, negli altri comuni del resto del mondo. Quindi io penso che Bassano tutto sommato i bassanesi abbiano un forte senso civico e di appartenenza, però dico tutti i dati vanno poi analizzati. Quindi eh, sopra il 50% qui a San Michele, ma la tendenza sembrerebbe eh, aumentare anche ne nelle altre sezioni dalle informazioni sommarie eh, che ci stanno arrivando. Eh, in quanto tempo prevedete di chiudere mentre scoccano le ore eh, 14 in questo momento con la campana di San Michele? Beh, questa volta in teoria lo spoglio dovrebbe essere molto più semplice perché qua si tratta di scegliere tra due candidati sindaci, quindi dovrebbe, ma è regola mettere sempre il condizionale, quindi è prevedibile che sarà molto veloce. Però poi eh, ci sono, si aprono sempre delle incognite perché l'elettore dentro, dentro la cabina elettorale può sbizzarirci, il voto sbizzarirsi, il voto va comunque interpretato, va eh, salvaguardata eh, la volontà dell'elettore, quindi eh, la volontà è chiara L'intenzione no? chiara, univoca, univoca. Ma anche la volta scorsa eh, l'elettorato di questo seggio non, ha, non è stato, diciamo, Oggetto argomento di discussioni perché, perché l'elettore ha messo sicuramente una croce su un simbolo e quindi abbiamo avuto anche un numero contenuto di schede nulle, schede contestate. bianche, contestate neanche una, insomma, fortunatamente. Molto finora. bene. Allora, Lucia Fincato, Presidente della sezione 27 di San Michele, l'ultima ora attendendo gli ultimi elettori e poi fra un paio d'ore circa insomma, il dato definitivo. A te la linea Alex. Grazie Mirko, sempre puntuale nella eh, esposizione dei fatti, ci ha raggiunto in studio. Infatti, abbiamo fatto un check, un cambio. Isabella Buongiorno. Dotto, che è candidata alle Europee con Forza Italia. Sì. Grazie per Grazie essere qui. Grazie a voi per l'ospitalità. Abbiamo già fatto un primo giro con i nostri colleghi dai seggi di Montecchio, da sì. eh, due seggi a Bassano. Eh, dati contrastanti, cioè l'affluenza comunque si attesta intorno al 40%, però c'è chi dice come a Montecchio tanti sì. giovani sono venuti a votare, c'è invece eh, chi dice eh, poca partecipazione giovanile. Vogliamo partire da questo, eh, perché in alcuni comuni sono andati più giovani, in altri meno? Forse perché mh, il candidato è riuscito a coinvolgere maggiormente i giovani o è un problema generazionale con delle eccezioni? Guardi, eh, innanzitutto il dato eh, va analizzato eh, in ogni contesto, ogni contesto ha la sua specificità, le sue peculiarità. Nel caso di Montecchio Maggiore, l'ho sentito anch'io, eh, ho visto che c'è questa grande affluenza, un grande interessamento anche da parte appunto dei giovani nei confronti del, del tema appunto elezioni. Questo è un dato sicuramente confortante, positivo, perché in un momento storico come questo, dove tutti i giorni siamo bombardati dalla solito, dal solito pensiero secondo cui i giovani sono disaffezionati alla politica, i giovani sono disinteressati, i giovani non hanno voglia di interessarsene, non è vero. Eh, perché, come dicevo poc'anzi, ogni situazione è a, a sé. Ci sono dei territori in cui magari c'è una parte istituzionale, una parte politica anche, che riesce ad intercettare i giovani e quindi a farsi carico anche di, di questa eh, categoria di persone che hanno magari anche la volontà di proporsi di fare politica. Guardi, faccio un piccolo esempio, Forza Italia. Io ho avuto questa esperienza, ho fatto questa bellissima campagna elettorale, la chiamo bellissima perché per me è stata un'esperienza molto eh, positiva in quanto molto formativa, perché hai un riscontro effettivo di quella che è la realtà delle cose. È vero che c'è tanta disaffezione al voto, è vero che la gente è eh, molto preoccupata ovviamente per il, per il dato economico e quant'altro, però è anche vero che non possiamo sempre generalizzare e dire... Che c'è, e quindi essere pessimisti e dire che tutto va male. Ci sono anche delle notizie confortanti come queste. In Forza Italia tanti giovani si sono avvicinati, ad esempio, anche a Bassano del Grappa. Certo. Io ho fatto una campagna elettorale accompagnata da, da una ragazza molto giovane che studia all'università e che ha voglia di avvicinarsi alla politica, con lei anche tanti altri giovani. A proposito di campagna elettorale, uno dei temi eh, principali della campagna elettorale qui a Bassano, ad esempio, è stata la sanità. Sono tematiche che eh, in questo caso abbracciano un po' tutte le età. Eh, con eh, l'autonomia che diventa legge e eh, con diciamo, le nuove prospettive che si aprono, il tema sanità come verrà affrontato in Veneto? Perché Abbiamo capito che è un problema e un'esigenza per la stragrande maggior maggioranza insomma, dei cittadini. Che il Veneto, dal punto di vista della sanità, fosse e rappresentasse l'eccellenza, questo è un dato di verità. Oggi non è più così. Allora, se vogliamo avere il dato reale, il dato reale che è quello che noi percepiamo dalla gente, dal comune sentire dei cittadini, è quello per cui la sanità non è più quella di un tempo. C'è qualcosa che non va. Che cos'è che non va? Allora. Eh, constatiamo lunghissime liste d'attesa e non è vero che le cose stanno migliorando perché vedo eh, delle situazioni contrastanti. Molti cittadini eh, si stanno lamentando tutt'oggi che hanno delle lunghissime liste d'attesa, quindi non possiamo dire che c'è un miglioramento e quindi in quanto c'è un miglioramento le cose vanno bene, non vanno bene. E, e quindi c'è il discorso anche delle prestazioni sanitarie che se lo possono permettere solamente coloro i quali hanno i soldi in tasca perché se hai un'operazione a prestazione sanitaria urgente, se non vai nel privato e non hai, non hai la possibilità economica, eh, rischi anche la vita, perché questo è un dato reale, effettivo, se il pubblico non ti dà la possibilità subito di, di poter fare una visita urgente e quindi c'è un aspetto che è allarmante da questo, da questo punto di vista. E, e, fatta questa analisi, eh, con l'autonomia... Questa è la domanda in sé. Il significato della sua domanda, evidentemente, le cose possono migliorare. Ma dipende chi sono i protagonisti, cioè a dire dipende chi gestisce la sanità, perché ovviamente è una responsabilità che è tema. attribuibile certo. a chi ha la delega in mano, a chi gestisce il settore della sanità, che io ricordo a coloro che ci stanno ascoltando da casa rappresenta circa l'85% del bilancio regionale. Assolutamente. Allora, eh, noi abbiamo un ping pong di ospiti frenetico oggi perché insomma, sono tante le cose di cui parliamo e di cui vogliamo parlarvi. Intanto io ringrazio Isabella Dotto Grazie per essere stata Grazie in nostra compagnia e siamo pronti ad aprire un'altra finestra sulle elezioni a Bassano perché vedo collegata con noi Vanessa Bazzato da un altro seggio. Vanessa Raconte. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Alex. Le persone che ci stanno seguendo, io mi trovo esattamente al seggio 14 abbinato al 14 bis. Siamo praticamente in pieno centro storico bassano del Grappa. Ci troviamo eh, all'interno dello stabile del, del liceo eh, Brocchi. Con me il presidente del seggio, eh, Stefano, Stefano Lanza. Anche qui, come abbiamo appena sentito, anche la tua ospite eh, Isabella Dotto si parla di un, un calo di affluenza eh, alle urne. Eh, siamo arrivati, si legge anche, si vede anche eh, scritto proprio sulla lavagna, a questo 33% al, registrato alle 13.40. Mancano circa due ore ecco, eh, al termine eh, di questa, di questa tornata, lunga tornata elettorale. Eh, ancora un paio d'ore in cui i cittadini e le cittadine di Bassano avranno il tempo per eh, venire e decidere eh, chi sarà eh, la persona eh, tra i due candidati campagnolo Finco eh, che eh, andrà a governare Bassano del Grappa per i prossimi cinque anni. Stefano Lanza si diceva un, un calo alle urne, un calo eh, del, della gente che eh, ha in, questo, in questa domenica e lunedì di venire alle urne che si è registrato anche qui. Sì, infatti mi ha sorpreso rispetto alle eh, precedenti comunali del 2019 in cui c'era stato un solo turno, eh, però la eh, percentuale eh, in diminuzione è veramente eh, significativa. Si passava da quasi un 70% registrato a livello eh, complessivo su tutto Bassano. A percentuali eh, quelle che sono state date oggi eh, questa mattina o ieri sera alle vendite che sono molto eh, basse. Adesso quantificare in totale eh, quanto si è perso percentualmente eh, è difficile, bisogna fare un conto con eh, tutti i conti di vari seggi. E nel nostro seggio abbiamo registrato al, un 27% ieri alle ore 23 e un eh, 31% oggi a mezzogiorno fino a raggiungere il dato. Che tu hai poc'anzi detto, Vanessa, di un eh, 33%. Eh, cosa può essere dovuto, secondo lei, anche se è vero che i giovani, i giovani sono stati molti di più rispetto al passato, che sono, eh, si sono recati alle urne anche a Bassano, ma secondo lei questa, eh, questo calo eh, da cosa può essere provocato? Eh, questo, calo, questa, questo calo, nonostante anche il tempo, c'è da dire che eh, avrebbe favorito, avrebbe dovuto aver favorito un afflusso maggiore perché non era una giornata di così bel tempo di andare al mare in montagna e questo, questo calo ma molto probabilmente una, si parlava tra di noi a una disaffezione dell'elettore eh, per, per qualche ragione, una ragione potrebbe essere di natura economica eh, che eh, molte persone non riescono più a raggiungere eh, la fine del mese e quindi questo può aver portato anche a una mancanza di quel senso civico che c'era magari prima, e quindi vanno recuperati questi, diciamo, questi valori insomma, del senso civico e della partecipazione al voto. Della partecipazione, della partecipazione al voto, insomma, hai sentito, eh, Alex, eh, anche tu, anche in questo seggio, dunque, questo calo importante che si è registrato un po' in tutta Bassano, in tutta Bassano del Grappa e, e staremo a vedere ancora, ripeto, due ore di tempo circa in cui eh, i cittadini e le cittadine potranno eh, decidere chi andrà a governare Bassano del Grappa. Per il momento, eh, dal seggio 14-14 bis è tutto, ti ricedo la linea. Ringraziamo, ringraziamo Vanessa Banzato e ricordiamo che si vota fino alle 15, quindi insomma è poco meno di un'ora il tempo a disposizione per far valere il proprio diritto e il dovere eh, di voto. Dopodiché, dalle 3 del pomeriggio, quindi dalle 15, inizierà lo spoglio e un conteggio che si preannuncia eh, come hanno detto le nostre eh, inviate ai seggi abbastanza rapido perché insomma eh, non ci sono preferenze da segnare e i candidati a Bassano come negli altri comuni sono semplicemente due nel frattempo diamo un altro benvenuto anzi un ben ritrovato perché ci ha fatto compagnia anche nel corso dell'altra maratona elettorale quella dell'8-9 giugno Enrico Costa sindaco di Colcerese ben a tutti. ritrovato grazie grazie della... ecco io parlerei, parlerei con lei sindaco di un problema che è sì legato alla politica, e sì legato alla questione fondi, alla questione eh, sussidi, aiuti dalla Regione e dallo Stato, che è eh, il problema legato alla fragilità del territorio. Marostica, Colceresa, Pianezze sono zone che eh, in queste ore eh, vi abbiamo raccontato, insomma, coinvolte da grosse problematiche, frane, smottamenti, allagamenti e quant'altro. Come si può interagire su questo? Beh, allora intanto eh, è un problema molto sentito da sempre sul nostro territorio, ma eh, acuitosi recentemente anche eh, visti i fatti e successi, soprattutto nelle colline di Marostica, Crosara, San Luca, eh, però mh, dobbiamo... Vedere il territorio come un unico territorio, è chiaro che magari una volta colpisce più Manostri, un'altra volta un altro comune, ma il problema rimane ed è un problema molto pesante sul nostro territorio perché abbiamo una, una vastità del territorio abbastanza importante da coprire. La cosa che eh, vediamo spesso è che eh, si, fa, si trovano difficoltà a reperire fondi, soprattutto finanziamenti regionali e statali, per questo tipo di opere. Un esempio su tutti, recentemente abbiamo approvato un progetto in giunta su via Bissarro, che per chi non sa è la strada che collega la parte bassa di Molvena alla frazione di Mure, sono 85 mila euro di intervento su, una, su un piccolo tratto di strada per, appunto da mettere in sicurezza. Lì c'è un contributo ministeriale che arriva al comune tramite le unioni montane, però. Ad esempio, per tutto il territorio tra Colceresa, Pianezze e Marostica è l'unico finanziamento che arriva per il 2024 e sono circa 65 mila euro. Il resto lo deve mettere il comune. Capite che ci sarebbero da spendere milioni di euro sul territorio per mettere a posto queste frane e per mettere in sicurezza il territorio? Quindi, sicuramente, magari è un tema poco eh, elettoralmente parlando eh, visibile, perché un intervento del genere magari molte persone neanche lo sanno eh, che lo faremo, però serve investire su, sul territorio, serve investire sulla sicurezza idrogeologica del territorio. A Colceresa la campagna elettorale è stata, possiamo dire, una passeggiata, no? Voglio mm. dire, tutto è andato eh, secondo le più rose aspettative, eh, siamo ancora eh, in quella fascia in cui eh, non ci si può sbilanciare, non si può entrare nello specifico per questioni di eh, par condicio con i comuni che sono impegnati al voto, però eh, come ha giudicato, come vede lei eh, questa campagna elettorale, ad esempio bassanese, nel senso eh, come è stata strutturata? È una campagna elettorale propositiva, di polemica? Allora, ehm, ci sono state fasi alterne secondo me e l'esempio di Bassano lo vedo molto come un esperimento anche un po' politico e eh, che però alla fin fine eh, denota una cosa, eh, il centro-sinistro se vuole vincere deve andare unito, il centro-destra se vuole vincere deve andare unito, poi non si sa come andrà ovviamente, però eh, serve insomma eh, dialogare, serve costruire, serve creare dibattito interno. Tra le coalizioni, ma anche all'interno degli stessi movimenti, stessi circoli, stessi partiti, perché è solo così che si crea, eh, si parla di politica, lo si fa all'interno, ma lo si fa anche fuori e si cerca anche di costruire eh, una cultura anche politica. È chiaro che anche all'interno della campagna elettorale ci sono stati momenti buoni meno e meno buoni, anche recentemente, insomma, anche ieri ho scoppiata una, una polemica, so che sui social per un, per un messaggio che girava, però. Quello Mario, è un esempio poco positivo di politica, ma possiamo dare l'esempio dal basso, nei piccoli comuni anche a Bassano. Il dibattito finalizzato a eh, parlare di una buona politica. Magari riavvicine, riavvicineremo anche le persone al voto, spero assolutamente. Noi eh, tra poco eh, parleremo di eh, questa polemica che è nata eh, ieri sui social proprio eh, rompendo quello che è il silenzio elettorale. Ma insomma avremo modo di raccontarvi anche questa. In chiusura, eh, Sindaco. Eh, Analizziamo anche con lei il discorso affluenza perché le politiche giovanili, abbiamo visto ad esempio anche a Bassano con l'Esploà nel primo turno di È il Momento, le politiche giovanili premiano. Sì, eh, lo, lo dice una persona che è partita da giovanissima ad, ad occuparsi di politica, la prima volta che mi sono presentato nel mio comune avevo 22 anni, eh, serve parlare. Alle giovani generazioni, ma serve soprattutto ascoltare le giovani generazioni. Dobbiamo in qualche maniera, come esponenti anche istituzionali, toglierci di dosso una casacca di eh, portatori della, magari della verità o eh, della proposta che, o della ricetta. Che eh, può andare bene per, le, per, il, per il mondo giovanile. Ascoltare questi giovani, questi, questi ragazzi, queste ragazze, perché tante volte hanno delle bellissime proposte, ma non sanno come portarle a termine, non sanno come funziona. Ma già ascoltarli è un bel, un bel punto di partenza. Si parla che eh, nel, nel mondo giovanile l'affluenza alle la, urne è ancora, ancora più bassa, eh, però non dobbiamo accettarlo con leggerezza questo, questo tema. Dobbiamo cercare di coinvolgerli il più possibile e parlare il più possibile la loro stessa lingua, ma per parlare la loro stessa lingua dobbiamo ascoltarli. Allora, noi ringraziamo il sindaco Enrico Costa per essere intervenuto eh, qui eh, nei nostri studi, per aver partecipato al racconto di questa lunga giornata di politica, lunga giornata che segnerà sicuramente un eh, cambiamento amministrativo, perché eh, lo, eh, insomma, ricordiamo, ripercorriamo un attimino la storia eh, di questa tornata elettorale eh, insomma, la eh, sindaca Usce, Elena Pavan. Eh, non è stata eh, votata a sufficienza e quindi eh, non, non ha avuto accesso al ballottaggio. Quindi, nel primo turno è risultata terza, superata proprio in un testa a testa finale dalla coalizione di Nicola Finco. E quindi, insomma, Bassano inevitabilmente segnerà un cambio amministrativo. Detto questo, eh, come vi dicevo, ripercorriamo brevemente eh, la storia di queste elezioni a Bassano, una storia che è partita a gennaio con la definizione insomma, di quello che eh, è lo schieramento di centrosinistra che poi si è arricchito eh, via via con... Eh, eh, altri apparentamenti, ma insomma eh, la coalizione fra il PD il Movimento 5 Stelle e eh, Bassano per Tutti e Bassano Passione Comune era abbastanza insomma, eh, identificabile e preventivabile. Invece per quello che riguarda il centrodestra lo sappiamo, si è eh, verificata una spaccatura poi ricomposta dopo il primo turno che eh, gli esponenti di centrodestra hanno considerato quasi come una primaria, ecco come le primarie del centrodestra, il voto dell'8 e 9 giugno, eh, inizialmente si sì, erano fatti tanti, tanti nomi, per il candidato unico del centrodestra a Bassano eh, si faceva eh, ad esempio il nome di Morena Martini, si faceva il nome di Germano Racchella, eh, alla fine eh, è stato scelto Nicola Finco, Nicola Finco che eh, insomma, ha unito eh, una parte del centrodestra, eh, Elena Pavan con Fratelli d'Italia, lo sappiamo, ha eh, corso eh, per, conto, per conto suo, poi, insomma, eh, l'esito delle elezioni dell'8-9 giugno eh, hanno messo in chiaro le cose, e da lì è nato l'apparentamento che ha riunito il centrodestra con eh, Nicola Finco insieme eh, a. Eh, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Democrazia Cristiana, eh, Impegno per Bassano eh, di Roberto Marin, altro candidato sindaco. Insomma una storia che noi vi abbiamo raccontato giorno dopo giorno. Nel frattempo ci ha raggiunto eh, qui con noi Elisa Marchiorello. Buonasera. Buonasera. Assessore grazie. di Teze sul Brenta. Sì. Grazie Alex. Nonché eh, una di quelle che ha preso più eh, preferenze, più voti, ma eh, prima di lasciare la parola alla nostra ospite abbiamo eh, pronto Mirko Cavallin per un altro aggiornamento eh, in vista eh, dell'inizio dell dello spoglio, un aggiornamento che però ci riepiloga anche parte di una polemica che è quella che ha accennato il sindaco Enrico Costa eh, poco fa. Di cosa si tratta Mirko? Eh sì Alex, eh, i social come sapete da quest'anno sono regolamentati anche per quanto riguarda il silenzio elettorale. Non lo erano fino all'anno scorso, è stato un eh, decreto ministeriale a precisare questa cosa. Quindi dalla mezzanotte precedente la giornata di voto, in questo caso per il secondo turno, dalla mezzanotte per tutta la giornata eh, dello scorso sabato, anche sui social si sarebbe dovuti rimanere in silenzio, così eh, a quanto pare... Eh, non è successo, poi c'è stato un chiarimento anche telefonico tra i due candidati, Roberto Campagnolo e eh, Nicola Finco. Provo a, a riassumere, Roberto Campagnolo sul suo eh, profilo Facebook ha pubblicato un eh, messaggio eh, um, di una chat che gli era eh, arrivato, eh, evidentemente per le, per le vie brevi, nel quale si eh, invitava a votare il suo avversario, testuale, virgolette, per evitare che... Bassano sia governata da ecologisti, omosessualisti, antifascisti militanti, politicamente corretti e pelosi, non possiamo e non dobbiamo lasciare la città alla sinistra. Questo diceva il messaggio. Campagnolo commentando eh, diceva ehm... Eh, se eh, considerare peloso eh, era offensivo lui ha detto di no e addirittura ha cambiato la sua immagine di profilo mettendo eh, uno dei pelosi più famosi della storia del cinema ovvero Ciubecca eh, della saga di eh, Star Wars se vinciamo non giudicheremo i cittadini dice Campagnolo in base ai valori nei quali credono all'orientamento sessuale sappiate che vi vogliamo bene lo stesso a stretto giro poi anche una telefonata di Nicola Finco lo stesso. Campagnolo per eh, chiarire eh, la uh, situazione, ma lo stesso Finco sempre via social ha denunciato il fatto che Campagnolo avesse violato il eh, silenzio elettorale. Finco ha definito grave questa rottura, eh, attaccando su questioni che dice Finco non mi riguardano la politica vera si fa sui programmi e sui contenuti come ho sempre fatto in questa campagna elettorale. Questa mattina, e ci riferiamo a ieri, eh, mi sono premurato di chiamare personalmente Roberto Campagnolo per stabilire le pacifiche regole basilari di una competizione elettorale che non deve basarsi sulle fake news ma piuttosto su contenuti e programmi. Insomma, qualche scintilla anche nelle ore precedenti il eh, voto. Intanto alla chiusura eh, dei seggi, poco fa eravamo appunto a San Michele, manca davvero poco. Alle mie spalle c'è il municipio di Bassano in una piazza a Libertà che, eh, che è al momento molto deserta. Ma come succede normalmente ogni lunedì, anche con eh, tanti negozi chiusi, eh, avremo ovviamente adesso. Resteremo qui in centro per tutto il pomeriggio per capire poi l'evoluzione del. Della situazione, la tendenza lo ripeto, eh, confermato anche eh, da Lucia. Fincato poco fa: la tendenza è una risalita dell'affluenza, si dovrebbe andare sopra il 50%. Ma su questo saremo più precisi Grazie. tra circa un'ora. Per il momento, è tutto da Piazza Libertà a te. La linea. Grazie Mirko Cavallin, alle sue spalle abbiamo visto anche un tifoso di Cristiano Ronaldo. Eh, dicevamo, adesso eh, con Elisa Marchiorello Mirko Cavallin raccontava di questa polemica eh, durante il periodo di silenzio elettorale, polemiche che non sono mancate nel corso della campagna elettorale in generale. A invece le cose sono andate diversamente, polemiche poche. A polemiche poche, ci siamo comunque scontrati con uh un candidato sindaco che ha rispettato, ci ha rispettato e c'è stato molto rispetto e questo è anche un esempio da dare anche a tutti i nostri cittadini. Ecco, sicuramente eh, l'impegno di Elisa Marchiorello con il suo assessorato eh, tocca da vicino anche il sociale, anche i giovani. Eh, si parlava di giovani eh, una chiave di lettura un po' complicata perché in alcuni comuni eh, hanno partecipato tanto, in altri comuni invece hanno dimostrato una profonda disaffezione. Qual è il quadro della situazione a Tezze? A Teze direi che il quadro è praticamente simile a quello degli altri comuni e c'è comunque una disaffezione dei giovani alla politica. I giovani probabilmente vedono la politica come qualcosa di negativo, ma in verità non è così. Trovano che la cosa pubblica non sia di loro interesse, ma in verità non è così. E quindi ci dobbiamo tutti impegnare affinché cambino idea. Ecco, uno dei eh, leitmotiv, uno insomma, dei cavalli di battaglia dei due candidati di Bassano, sia Roberto Campagnolo che Nicola Finco, è stato il coinvolgimento del territorio. Per crescere Bassano e il Bassanese deve fare squadra, quindi certo. alla prossima amministrazione viene chiesto un passo in avanti verso il coinvolgimento. Certo, un passo in avanti verso il coinvolgimento dei giovani, intendi? E, e anche insomma, con gli altri comuni. E anche con il no? territorio, certo. Eh, sicuramente aiutarci tra sindaci e amministratori è molto importante anche perché c'è uno scambio di idee che può diventare proficuo per tutti e, ed è molto importante appunto. Del resto non sempre si riesce a creare dei tavoli ma non tanto perché non si voglia ma tanto perché anche il tempo non è, non è così favorevole nel senso eh, c'è cioè da mancanza di tempo tante volte quindi non si riesce a fare dei tavoli tecnici tutti assieme ma... Sicuramente la volontà credo che ci sia, così come con, con la sovracomunale, con la regione eccetera, in provincia anche di solito si collabora assolutamente. Noi... Eh, ringraziamo Elisa Marchiorello per il suo intervento, per la fotografia che ha fatto sulla situazione di Tezze sul Brenta e andiamo a collegarci con Monica Smiderle. Monica Smiderle che è in diretta con noi da un altro seggio. Monica. Sì, rieccoci in diretta, Alex ci siamo spostati dalla scuola media eh, Bellavitis, un po' più a nord, nella frazione di Sant'Eusebio, qui c'è il seggio numero 28 con me c'è il vicepresidente del seggio eh, Matteo Zena, allora vi raccontiamo di un dato eh, migliore rispetto a quello che abbiamo visto prima che si attestava intorno al 38% parliamo sempre di affluenza al seggio, manca Mezz'ora circa alla chiusura delle urne, vediamo insieme a Matteo il dato registrato alle 14 di oggi in questo seggio. Allora, Matteo, me le vuole raccontare? Sì, alle 14 avevamo 559 votanti, una percentuale del 51%, siamo più o meno 10% in meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Quindi. Poca, un po' meno affluenza l'altra volta. In totale ci sono 1098 elettori nel seggio 28 di Santusebio, 551 maschi e eh, femmine invece eh, 547. Allora, eh, come, eh, come mai secondo lei, che è così giovane, c'è questo allontanamento dall'appuntamento con il voto? Ma forse il periodo non ha giovato molto rispetto a prima. Forse il cambio di L ultime due settimane, c'è stata magari meno pubblicità rispetto a prima. Mm, comunque forse... bisogna dire che la frazione di Sant'Eusebio si conferma attenta all'appuntamento con le urne perché comunque fa registrare anche in questo balottaggio una percentuale probabilmente più alta rispetto alla media del comune. Sì, confermo, questo sì. Chi viene a votare? I giovani sono venuti, ad esempio. Qualche giovane è venuto, sì, sì. sì. I diciottenni? Un po' meno, i diciottenni pochi, pochi i primi timbri nelle tessere, però qualcuno c'è stato anche questa volta. Continua l'affluenza anche in questi ultimi minuti di apertura? Gli ultimi stanno arrivando in questi momenti, fra poco chiudiamo, quindi l'appello è venite, siamo ancora aperti. E poi inizierà immediatamente lo spoglio? Subito alle 15. Più o meno quanto ci impiegherete? Avete un'idea? Mm, Un'ora, due, speriamo far, far veloce. Da Sant'Eusebio è tutto, ringrazio Matteo Zen che è il vicepresidente appunto del seggio 28 Sant'Eusebio e ritorno alla linea allo studio. Grazie Monica, noi torniamo in studio con un nuovo ospite, Luca Rebellato, sindaco di Nove. Grazie sindaco per Buongiorno. essere qui con noi oggi. E domanda subito a bruciapelo. Eh, per quello che riguarda la tornata elettorale dell'8-9 giugno si è detto che eh, eh, le, le europee avrebbero fatto da traino per il voto. L'autonomia sì. ha fatto da traino per eh, questo ballottaggio? Ma non penso che l'autonomia abbia fatto da traino perché era una cosa sulla quale si discuteva da tanto tempo ed è un risultato che è arrivato dopo oltre 2700 giorni di attesa. Quindi penso che il cittadino guardi più la problematica locale, quelli che sono gli interessi della, della comunità locale piuttosto che l'ambito europeo. Certo è che il risultato è comunque stato soddisfacente ed è arrivato dopo, dopo tanta, tan, tanta attesa. Ecco, eh, prima di andare a collegarci con eh, Vanessa Banzato che eh, insomma, sta perfezionando il suo collegamento, eh, sindaco, uno dei temi caldi di questa campagna elettorale è stata anche l'ecologia, la viabilità, il muoversi in sicurezza. Nove in questo si sta muovendo nella direzione giusta. Sì, anche Nove sta cercando di acquisire fondi per implementare l'operatività nell'ambito ecologico. Noi abbiamo un'osi importante a Nove, che è appunto l'osi del Brinta, sulla quale come giunta abbiamo pensato, evoluto e investito su questa. E speriamo a breve di avere notizie positive proprio perché l'interesse del nostro Paese, della nostra comunità, guarda sempre più verso gli orizzonti verdi. Assolutamente. Allora noi eh, ringraziamo il sindaco di Nove, Luca Rebellato, per il suo intervento. Siamo pronti, come detto, a dare la linea a Vanessa Banzato che è con un ospite che conosciamo bene, con Roberto Astuni. Vanessa, a te la linea. Eccoci qua ritrovati Alex. In effetti sono con Roberto Astuni e tra l'altro è una delle persone di spicco per quanto riguarda tutto il panorama eh, della, della gastronomia ma anche della ristorazione e, e come appunto tutta la struttura eh, alberghiera di Bassano del Grappa e non solo perché anche nella provincia di Vicenza. Eh, lei un po' eh, fa parte di tutta quella che è la regia eh, che riguarda, che interessa il turismo. Che interessa anche Bassano del Grappa oltre che all'intera provincia. Ecco, eh, proprio per questo, la domanda è: che cosa, eh, il settore, di che cosa il settore ha bisogno e su che cosa dovrà concentrarsi eh, la persona che nel prossimo quinquennio si troverà ad amministrare? Bassano del Grappa. Ma intanto buongiorno a tutti, ciao Alex. Allora, beh, sicuramente c'è bisogno di cose, di quello che richiediamo ormai da. Eh, io nel mio caso da 15 anni, insomma la mia categoria, è semplicemente eh, la richiesta di partecipare attivamente a quelle che sono le strategie da definire per il turismo. Ovviamente ogni amministrazione, non sto parlando dell'ultima, delle ultime 4 o 5. Pensano a loro, quindi pensano a strategie a 3, 4, 5 anni, che è di solito è quello del loro mandato. Quindi, eh, questo famoso partenariato pubblico privato deve avere sempre, questo ce lo impone la Comunità Europea. Eh, deve sempre avere il privato che ha almeno il 51%, perché noi siamo ancora qui, siamo 15 anni che siamo qui e abbiamo visto passare 4 5 sindaci. Quindi, cosa chiediamo? Quello di essere riconosciuti come una destinazione o far parte di una destinazione. Perché credetemi, Bassano del Grappa da sola non è una destinazione turistica. Quindi eh, rientrare insomma, in una rete ben più ampia, lei dice, e, e poter collaborare con più realtà affinché questa cosa venga anche rinforzata ma. Eh, la domanda è come poterlo fare? Beh, intanto ci sono eh, delle persone preposte che definiscono le strategie turistiche eh, mm. proprio tutti insieme, ma soprattutto ci sono dei modelli già esistenti. Parliamo di marchio d'area, oggi siamo circondati ad esempio, da marchio d'area. Eh, quando abbiamo cominciato noi questo percorso, dieci anni fa, siamo stati i primi e tra l'altro presi come modello dalla Regione Veneto. Oggi invece gli altri ci hanno sorpassati. Questo perché? Perché le ultime amministrazioni, quindi parliamo delle ultime due amministrazioni, non hanno portato avanti nessun progetto di marketing territoriale. Ecco, Bassano del Grappa ha eh, tantissime potenzialità. Bassano del Grappa, città d'arte, ma non solo. Eh, la la storia di Bassano del Grappa è unica, su cosa? Quale sarebbe il suo sogno? Su cosa bisognerebbe davvero battere? ma intanto bisogna eh, capire quali sono le nostre eccellenze e di tirarle fuori e metterle in rete, noi abbiamo anche la fortuna di avere un paniere di eccellenze che è veramente stracolmo mentre gli altri devono faticare a metterle dentro, noi dovremmo toglierle perché siamo veramente in esubero di eccellenze, non solo enogastronomiche non solo dell'arte non solo cultura, ma pensiamo tutti agli sport outdoor che possiamo fare in pochi chilometri possiamo fare tutti i tipi di bicicletta, da strada, da corsa, eh, mountain bike, downhill eccetera eccetera, possiamo fare volo libero, cavallo, passeggiate, insomma abbiamo veramente un paniere di eccellenze incredibile, non riusciamo però a trasmetterle, continuiamo a dirci che siamo bravi e belli ma ce lo diciamo tra noi. Ecco, un'ultima battuta rapidissima, diventa quindi fondamentale, diventerà quindi fondamentale a partire da domani eh, che venga fortificato, rafforzato il dialogo, il dialogo tra voi che siete proprio esperti del settore e chi si troverà ad amministrare Bastano del Grappa. Assolutamente sì. Diciamo che eh, i due candidati eh, in gioco hanno promesso pubblicamente di portare avanti questi progetti e devo dire, mio malgrado, che queste promesse le avevo sentite già per tre volte. Insomma, manca poco, i cittadini eh, si trovano ancora ad avere la possibilità fino alle 15 di esprimere il proprio voto. I due candidati eh, Roberto Campagnolo e eh, Nicola Finco se la vedranno e si capirà solo dalle 15 in poi chi eh, andrà a governare per il prossimo quinquennio. Quindi vedremo se verranno accolte anche le vostre istanze. La città di Bassano del Grappa, Alex, per il momento è tutto. Grazie, Ti ricevo la linea. grazie a Roberto Astuni e a Vanessa Banzato. Noi rientriamo in studio per dare il benvenuta a Morena Martini, Buon Morena pomeriggio. Martini, candidata alle elezioni europee, eh, mi permetto di dire anche con un risultato importante proprio sì. a casa, oltre 12.000 Preferenze. Eh, Morena Martini, che conosce molto bene il Bassanese, è stata anche uno dei nomi spendibili per, insomma, lo possiamo dire, certo, per diventare certo. la candidata sindaca del centrodestra. Dicevamo, eh, uno dei temi caldi di questa campagna elettorale è stata la sanità. Sì. Non è un caso che tutti e due i candidati che sono a ballottaggio oggi hanno messo la sanità ai primi posti della loro, del loro programma elettorale. Beh, è normale, credo, perché se un candidato sindaco si presenta per dare voce ai cittadini, indubbiamente la voce dei cittadini in tutti questi anni è sempre stata volta all'interesse sanitario. Quindi, questa riorganizzazione che c'è stata, che comunque interessa, ricordo, non solo Bassano e Sant'Orso, ma tutte le ULS del Veneto. Eh, ha interessato giustamente eh, i candidati sindaco per far fronte alle lamentele delle liste d'attesa e quant'altro, dovute sicuramente anche al Covid e a tutte le, ris le ristrettezze che abbiamo dovuto osservare eh, durante la pandemia. Ma permettetemi di dire, io credo anche magari ad una organizzazione dei servizi a volte un po' manchevole. Questa è la mia opinione, la do dal sindaco e posso aggiungere una cosa riguardo la mia candidatura come sindaco di Bassano del Grappa. Allora, eh, io non nascondo di aver ricevuto delle offerte eh, sia dal centro-destra che eh, dalla parte, diciamo così, moderata e, e anche sulle chiacchiere che mi vedono assessore a Bassano. Io eh, mi rivolgo soprattutto eh, agli elettori di Rossano Veneto e di conseguenza anche agli altri. Io prima di lasciare Rossano Veneto, definitivamente, voglio finire la piazza e l'asilo, e cioè le opere che sono iniziate durante il mio mandato. Quindi rassicuro i cittadini rossanesi che non li abbandono, ma questo loro lo sanno già. E, e scusa, è una notizia. Eh? Beh, eh, però mi abbiamo. devono scusare gli elettori, magari eh, degli altri comuni che mi hanno votata pensando che io potessi andare in Europa perché il risultato è stato eccezionale. 12.445 preferenze. Che non mi hanno permesso di esserci perché sapevamo che ne avremmo fatti due al massimo candidati e io che ero l'ultima arrivata, sono già stata sin troppo brava ad arrivare sesta di lista. Beh, è stato eccezionale anche il risultato delle amministrative a Rossano, sì, eh. Sì. Eh, voglio dire. Quindi, insomma, di sì. numeri record Morena Martini eh, se ne intende. E Morena Martini che è anche insegnante, sì. e quindi chiuderei con una domanda sulla scuola: cioè. Con eh, discorso autonomia come può migliorare? Ma allora l'autonomia la la, eh, darebbe alla scuola eh, un respiro diverso nel fatto che eh, la scuola può essere amministrata a livello regionale. Eh, l'autonomia scolastica non sarebbe eh, di fatto uguale a quella trentina, ma... Eh, si potrebbero creare le occasioni per eh, andare incontro in modo diverso a quello che è un'edilizia scolastica i cui fondi dipendono comunque ancora dal Ministero, così come tutti i progetti i cui fondi arrivano dal Ministero. Eh, nel momento in cui eh, Venezia, la Regione, eh, può... Amministrare effettivamente tutto il carico di fondi che resta e eh, credo che le risposte, naturalmente, possono essere ancor più precise di quelle che adesso riusciamo a dare perché la scuola non è che va male al sud perché il sud non ha avuto soldi, cioè in questo momento l'autonomia non c'è, però una differenziazione tra edilizia scolastica, eh, programmazioni, risultati scolastici, eccetera, è sotto gli occhi di tutti, eppure l'autonomia non c'è, eppure al sud arrivano più risorse che certo, al nord. Certo. Eh, quindi è una, è una grande scusa, invece l'autonomia è un'occasione di responsabilizzazione per tutti i politici e di conseguenza per i cittadini che poi li vanno a votare. Noi ritroveremo più avanti nel corso della nostra maratona elettorale Morena Martini che intanto ringraziamo per essere stata nostra ospite in questa eh, prima parte perché ci avviciniamo alle 15, momento in cui insomma... Eh, si potrà procedere allo spoglio dei voti e quindi eh, avremo anche via libera per quello che riguarda le dichiarazioni dei candidati e di quei soggetti coinvolti in questa eh, tornata elettorale perché lo ricordiamo, insomma, vige il silenzio elettorale anche per gli organi eh, di informazione, quindi, insomma, non possiamo. In questo momento dare eh, spazio e voce a chi è impegnato in prima persona in questa tornata elettorale. Eh, dicevamo alle 15 eh, inizierà lo spoglio. Noi avremo collegamenti eh, in diretta per gli exit poll immediati. Per le notizie eh, assolutamente eh, in presa diretta. Quindi vivremo insieme anche lo spoglio delle schede elettorali. Vi ricordo. Eh, che insomma per quello che riguarda eh, Bassano a contendersi la eh, poltrona di sindaco Roberto Campagnolo e Nicola Finco. Un dato eh, giusto riepilogativo. Al primo turno la coalizione di Roberto Campagnolo ha ottenuto il 28,44%. Nicola Finco con la sua coalizione il 25,11%, superando Elena Pavan e di fatto escludendola dalla corsa elettorale Elena Pavan che si è. Fermata al 2303%. Eh, tutto questo mi ha permesso di eh, far accomodare al Buongiorno. mio fianco, Elena Bontorin, che Buongiorno. è eh, sindaca di Mussolente, eh, sindaca eletta. Eh, possiamo dire un po' sul foto finish ecco, sì. in quest'ultima tornata elettorale? Come ha vissuto eh, quei momenti lì? Perché insomma fino alla eh. fine sembrava è stato dover in un'altra un direzione. Esatto, sembrava stesse andando in un'altra direzione, è stata anche una bella sorpresa però. Piuttosto di sapere già aspettarsi già un risultato, averlo sofferto un po' di più l'ha fatto gustare anche, anche meglio. Però dai, è andata bene, è andata bene, è stata comunque, mh, ci tengo a dire, una bella campagna elettorale. Forse nelle mie aspettative doveva essere una cosa molto più dura la campagna elettorale, invece per come l'ho vissuta io personalmente insieme alla squadra, l'abbiamo vissuta sempre con molta serenità. Poi i giorni delle elezioni lo sappiamo, sono un po' più impegnativi, più, più tesi, però belli, belli in è stata anche una bella una bella vittoria e eh, presentata anche la nuova squadra ah, sì. di governo diciamo composta dal giusto mix fra giovani ed esperti. Esatto, il mio vice sindaco è Michele Ferronato che è stato assessore negli ultimi cinque anni, nel mandato scorso, poi abbiamo Dario Sonda che è stato un consigliere di maggioranza nell'ultimo mandato e abbiamo il ritorno di Alessandra di Segna che è stata assessore per il primo anno di mandato. Mentre poi avevamo fatto il cambio ed ero appunto subentrata io come, come assessore, ma ha deciso di tornare ad affiancarmi in, in questi prossimi cinque anni. E poi c'è Silvia Patuzzi che invece è una new entry, ma che sta già dimostrando tanta voglia di darsi alla comunità e al territorio. Ecco, Sindaca, eh, si è parlato in questa nostra diretta con eh, gli altri colleghi sindaci, con i nostri inviati, eh, di disaffezione al mondo della politica da parte di una Uh, fetta dell'elettorato, spesso coincidente con l'elettorato giovanile, è così anche a Mussolente? L'abbiamo notato, sì, eh, è successo più forse sul generale, mi verrebbe da dire, più che sui giovani, sicuramente sì, si nota una tendenza dei giovani ad andare a meno a votare, ma forse a Mussolente l'avere un candidato così giovane ha aiutato un po' di più a far tornare un po' la voglia ai giovani a, a votare, però eh, quello che abbiamo visto è comunque quasi una diminuzione del 12%. Punti percentuali di votanti dalle ultime amministrative a quelle, a quelle di quest'anno e ci fa pensare, ci fa pensare perché comunque ci sembra. Che tutte e tre le squadre, tutte e tre le proposte che si stavano andando a presentare, eh, penso che abbiamo fatto tutti una buona campagna elettorale anche nel farsi presenti con i cittadini, a farsi conoscere in vari modi, sia tramite i social dove pensi appunto di contattare di più magari i più giovani, ma anche proprio con incontri pubblici e quant'altro. Ci domandiamo cosa serva di più fare per far tornare insomma le persone ad avere voglia di esprimersi rispetto al proprio territorio, anche perché davvero se le persone non si esprimono per il proprio comune, per il territorio che hanno modo di vedere di, e di percepire tutti i giorni, figuriamoci se poi vanno a, ad esprimersi per le europee, dove abbiamo visto anche lì i risultati che ci lasciano un po', un po' la mano in bocca nel vedere persone che non riescono ancora a prendere coscientemente scelte di questo tipo. Ecco, un'ultima domanda prima di salutare la nostra ospite, parliamo di territorio, perché è un altro tema che ha tenuto impegnate le cronache insomma, di questi mesi. Si punta a fare un gioco di squadra nel Bassanese, quindi coinvolgendo chiaramente anche tutta l'area di Mossolente. Quanto importante è fare squadra per esempio i fondi, i grandi progetti? Per fare i grandi progetti dobbiamo fare rete, ce lo chiedono le categorie economiche in primis, ma ce lo chiede l'Europa nel momento in cui eh, ci dice che proprio dobbiamo collaborare se vogliamo portare a casa nuove eh, anche possibilità per i nostri cittadini. Chi pensa che amministrare il proprio territorio sia rimanere all'interno dei propri confini si sbaglia, perché davvero e per fortuna nel territorio bassanese siamo bravi a far squadra tra di noi, tra amministratori siamo da sempre molto, molto in rete, ecco che solo così continuando con questo modus operandi riusciremo a portare a casa anche nuovi fondi e nuove possibilità e su questo sarà centrale anche chi diventerà sindaco di Bassano. E noi lo scopriremo tra pochi minuti oramai, io ringrazio la neoeletta eh, sindaca Grazie Elena Bontorin, sindaca di Mussolente, per essere intervenuta, noi eh, tra poco saremo anche in grado di darvi praticamente in uh, diretta eh, la conferenza stampa, o meglio, eh, quello che emergerà dalla conferenza stampa indetta da Roberto Marine. Roberto Marine, candidato sindaco di eh, impegno per Bassano, poi insomma... Eh, conosciamo la storia dell'apparentamento con la coalizione di centrodestra dopo il 10% grosso modo raggranellato nel corso della prima tornata elettorale ebbene eh, seguiremo da vicino questa conferenza stampa perché si preannunciano eh, decisioni e novità sicuramente importanti che noi vi daremo in diretta. Ora, eh, facciamo un eh, piccolo calcolo eh, in attesa dei dati ufficiali rigorosamente in ordine alfabetico, proviamo a ipotizzare anche un attimino come potrebbe comporsi il consiglio comunale eh, qualora vincesse uno dei due candidati, quindi o Roberto Campagnolo o Nicola Finco a Bassano. Partiamo da Roberto Campagnolo, questo è un dato chiaramente in divenire perché insomma sappiamo che la maggioranza è composta da 15 seggi, la minoranza da 9, ebbene eh, ipoteticamente Roberto Campagnolo avrebbe 5 seggi con il Partito Democratico, 5 con il Momento, 3 per Bassano per tutti e 2 Bassano Passione Comune. Questo è, eh, diciamo, grosso modo come andrebbe a configurarsi eh, la maggioranza, i 15 seggi della maggioranza, invece quelli di minoranza andrebbero due alla Lega, due alla Lista Finco, due a Fratelli d'Italia, uno a Impegno per Bassano e due a Pavan Sindaco. Ma di tutto questo parleremo nel corso di questo lungo pomeriggio, intanto io... Eh, accolgo il sindaco di San Zeno degli Ezzelini eh, Fabio Marin, anche lui sindaco rieletto, rieletto, possiamo dire con una percentuale bulgara come È una bella dire, percentuale. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi ci segue. Sono contento di essere qua, sì. È stata davvero una bella percentuale, una bella riconferma, una bella conferma quella che i cittadini sanzenonesi ci hanno dato come amministrazione. Sicuramente eh, per un sindaco è più difficile o è più soddisfacente la riconferma o la prima elezione? Ma ho notato che la riconferma è quella più difficile, anche che mi ha messo un po' eh, più ansia, perché insomma si portano a casa e si vedono i frutti no, di quelli che sono stati cinque anni di governo, di amministrazione che abbiamo portato avanti e bisogna vedere se i cittadini sono contenti e soddisfatti. Quindi sicuramente un po' di più ansia, un po' di più difficoltà <ride> c'era con questa seconda elezione. Ora, uno, un altro dei temi, perché in questa campagna elettorale si è toccato un po' di tutto, sanità, sicurezza, ambiente, è stata anche la viabilità. San Zanone di Azzellini ne sapete qualcosa perché insomma avete rivendicato un diritto con la regione, un'opera compensativa. Ed è eh, sicuramente una battaglia che vi ha visto impegnati Eh sì, ci ha visto, visto impegnati molto. Tra l'altro è stato anche uno dei temi principali della nostra campagna elettorale, sia da parte mia che da parte, parte dell'opposizione. Una battaglia che purtroppo insomma, abbiamo dovuto fare contro, contro la Regione per vedere riconosciuti quelli che sono i diritti del nostro Comune in base al passaggio della superstrada pedemontana-veneta. Abbiamo vinto queste eh, tre cause. Adesso siamo in attesa che la Regione insomma, metta a disposizione quelli che sono i fondi e le risorse per continuare a riqualificare il nostro centro un eh, lavoro che vi ha visto sicuramente impegnati, che vi ha visto anche concentrare eh, tempo, risorse, energie ma non si è trascurato altro a San Zenone No, abbiamo insomma, continuato a portare avanti tutte quelle che sono le iniziative, le attività e l'attenzione soprattutto alla persona, perché questo è il primo punto che ci siamo sempre eh, detti in campagna elettorale, la prima attenzione va alla persona, va anche al mondo dei giovani, quei giovani che abbiamo visto un po' disaffezionati specie eh, in questo periodo, ma insomma siamo riusciti anche a ringiovanire il Consiglio Comunale con queste, con queste elezioni, per cui un'attenzione che va sicuramente ai cittadini e al nostro territorio a 360 gradi. Ecco, eh, abbiamo chiesto già a qualche suo collega sindaco eh, se ad esempio la questione autonomia può aver fatto da traino eh, a chi insomma, è andato a votare in questo ballottaggio, come le elezioni europee magari si pensava potessero fare da traino per l'8-9 giugno. Secondo lei? Ci pensavo prima, secondo me può essere, perché insomma è una cosa che specialmente noi Veneti attendavamo da tantissimo tempo, sembra insomma che adesso possiamo iniziare pian piano ad applicarla e forse un, un po' di traino in queste, in queste elezioni l'ha portato, ma lo vedremo a breve, no? vedremo a breve quelli che eh, saranno i risultati e capiremo se effettivamente questa politica dal punto di vista governativo ha giovato. Anche per i territori. A proposito di territorio, di che cosa ha bisogno eh, tutta l'area del Bassanese che comprende anche eh, direttamente o indirettamente San Zerone? A mio parere adesso quello che dobbiamo puntare è proprio un dialogo comune, delle politiche comuni per lo sviluppo del nostro territorio. Siamo in un'area che può puntare davvero allo sviluppo sia dal punto di vista del lavoro, ma in particolar modo anche del turismo, grazie anche all'ingresso nel Babunesco del nostro territorio del, del Monte Grappa. E quindi iniziare a dialogare tutti i comuni assieme per delle politiche condivise, non più che si pensi, insomma, pensare sia sì al proprio campanile è importante, però bisogna pensare in maniera condivisa eh, tra i comuni per portare avanti delle politiche a favore del nostro territorio, per incentivare il turismo, incentivare così anche le attività commerciali e artigianali dei nostri paesi. Si è parlato tanto di giovani, coinvolgimento dei giovani e quant'altro, ma eh, dall'altra faccia eh, della medaglia bisogna anche parlare degli anziani, le politiche per la terza, la quarta età sono sicuramente Importante anche perché si va verso un invecchiamento della popolazione. Eh sì, noi a San Zenone, tra l'altro abbiamo messo anche un altro nome a questa età, l'abbiamo chiamata la bella età. Da un certo punto di vista eh, le politiche, quelle che vanno a favore delle persone che vanno in pensione, che possono dedicare eh, del tempo a quello che è il territorio, a quello che è il paese, a quella che è la nostra società, ma poi ci sono anche le persone un po' più anziane che hanno bisogno di risposte da parte eh, dei comuni anche perché sempre più spesso ci troviamo magari che ci sono delle persone indigenti che non riescono... Riescono magari a pagarsi la casa di riposo, che non riescono ad eh, avere eh, proprio le risorse per affrontare quelle che sono le loro necessità anche dal punto di vista della salute e sono delle politiche sociali che dobbiamo eh, porre in attenzione, dobbiamo sicuramente aumentare quella che è l'attenzione appunto verso, verso loro e verso, verso gli anziani. Ecco, Abbassiano delle Grappa si supererà. Eh, oramai possiamo dirlo sicuramente il 40% eh, di affluenza, non vedo però tantissima gente in piazza dal nostro eh, Mirko Cavallin che è eh, pronto. Diciamo che eh, insomma eh, o sono tutti impegnati a lavorare o sono tutti impegnati a votare, c'è poca gente lì in piazza. O sono tutti impegnati tra poco a dire qualcosa? Eh, alle mie spalle c'è la statua del patrono, San Bassiano, e proprio qui, tra pochi minuti alle 14.55, uno dei candidati sindaco del primo turno, Roberto Marin, già eh, assessore fino a due anni fa della giunta di Elena Pavan, ha convocato una conferenza stampa nella quale. A Quanto si dice, insomma, la sensazione è che eh, annuncerà la sua rinuncia al posto in consiglio comunale. Questo sarà lui stesso a ufficializzarlo in, in, nel giro di qualche minuto. Ma è, è la sensazione che un po' tutti hanno in, in questi attimi. Ehm... Poi ovviamente si scalerà in base alle preferenze e la prima eh, dopo Roberto Marin è Marina Bizzotto. Vedremo che cosa succederà se ci saranno altre eh, novità eh, in arrivo, quindi eh, ci teniamo pronti per collegarci e eh, proporvi in diretta la conferenza stampa A tra poco. Grazie Mirko Cavallin, come vi dicevo, insomma eh, tutto pronto per seguire in diretta anche questo atteso intervento di Roberto Marin, che lo ricordiamo, aveva iniziato la campagna elettorale eh, proponendosi come candidato sindaco, non ha voluto sentir ragioni, si dice così, di affiliazioni o apparentamenti nel corso della campagna elettorale. Lui ha ottenuto un 10% al voto dell'8-9 giugno e poi insomma è nata. L'idea, la volontà di convergere nella coalizione di centrodestra con Nicola Finco, Fratelli d'Italia, Lega chiaramente e la Democrazia Cristiana. Abbiamo detto, abbiamo ipotizzato prima come poteva essere il consiglio comunale, insomma, qualora avesse vinto Roberto Campagnolo, qualora invece dovesse spuntarla Nicola Finco, alla lista Finco in maggioranza aspetterebbero quattro seggi. 4 4 a Fratelli d'Italia, 3 alla Lega, 3 a Impegno per Bassano, 1 a Forza Italia. In minoranza rimarrebbero 3 seggi per il momento di Gianni Zene, 2 per il Partito Democratico, 1 per Bassano per Tutti Europa Verde, 1 per, per Bassano Passione Comune e 2 per Pavan Sindaco. Questo insomma è un po' il disegno di quello che potrebbe essere il eh, prossimo Consiglio Comunale, ma poi nel corso del pomeriggio chiaramente... Eh, Saremo agevolati da grafiche e dati più precisi anche perché eh, dobbiamo capire chi andrà a occupare quelle sedie, quelle poltrone in eh, Consiglio Comunale. Eh, potrebbe eh, non esserci, ad esempio, Roberto Marini, questa è una delle anticipazioni che eh, dovrebbero arrivare nel corso della conferenza stampa che a minuti avrà inizio e che noi chiaramente seguiremo. Eh, vedo pronta eh, dalla sala consigliare Monica Smiderle, un ultimo aggiornamento Monica perché mancano due minuti alla chiusura dei seggi. Mancano due minuti alla chiusura dei seggi noi siamo arrivati in sala consigliare nel cuore pulsante dell'attività amministrativa della città di Bassano del Grappa visto che parlavate di composizione del consiglio comunale, questa naturalmente varierà a seconda dell'esito delle elezioni lo spoglio inizierà tra due minuti qua in sala consigliare è tutto pronto ci sono i monitor accesi i dati arriveranno dalle 41 sezioni di Bassano del Grappa, probabilmente come si diceva anche prima, in un paio d'ore se non ci saranno problemi si potrà conoscere il nome del vincitore di questo ballottaggio. Che eh, ricordiamo, vede insomma, ehm, confrontarsi Nicola Finco per il centrodestra e Roberto Campagnolo per il centro-sinistra. Qui eh, iniziano ad arrivare anche i colleghi delle testate giornalistiche bassanesi, ancora non ci sono esponenti politici. Vi racconteremo tutto nel corso di questo lungo pomeriggio, di questa lunga maratona elettorale. A te Alex. Grazie Monica Smiderle, termina qui questa prima parte della nostra maratona elettorale, tra eh, pochissimi minuti torneremo in diretta, Ferdinando Garavello prenderà il timone di quello che sarà un pomeriggio ricco di contenuti, noi eh, vi racconteremo tutto passo dopo passo, intanto grazie per essere stati in nostra compagnia, fra poco.